nei video seguenti faccio vedere esperimenti fatti con un'asta, le leve dei vari generi, primo, secondo e terzo genere, però purtroppo mentre svolgevo l'esperimento mi sembrava di tenere l'asta in posizione perfettamente orizzontale, mentre invece poi guardando la ripresa mi sono accorto che l'asta è in realtà in posizione inclinata. L'esperimento andava realizzato con l'asta in posizione perfettamente orizzontale come sembrava a me. Dunque, in tutti gli esperimenti dei video successivi bisogna immaginare che l'asta, anziché inclinata, sia in perfetta posizione orizzontale, sia in questo caso, come anche in questo. Anche qui bisogna immaginare l'asta perfettamente orizzontale, qui in modo particolare, e comunque i valori numerici misurati con i dinamometri tutto sommato tornano abbastanza bene lo stesso.